Un imprenditore cerca da mesi operai da inserire in azienda, ma nonostante gli annunci nessuno si fa vivo. Autocarro disperde sulla strada il carico di cloruro di calcio, rendendo l'asfalto scivoloso. 3 centauri finiscono a terra. Quest'anno niente corsa ai saldi, la partenza è stata fiacca, dicono i commercianti che lamentano uno scarso interesse per gli acquisti. Vengono ad acquistare perché hanno voglia di ricomperare, quindi non è più una questione saldi o non saldi. Forse la corsa ai saldi non esiste più. La città di Fano si prepara a festeggiare il patrono, San Paterniano, il 10 luglio, messa solenne in diretta su Fano TV. Finali nazionali di pallavolo Under 19, da oggi a Fano si sfideranno 12 squadre provenienti da tutta Italia. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV dalla redazione, un cordiale saluto a tutti voi, benvenuti a Occhio alla notizia, il telegiornale. Allora, come avete sentito dai titoli, partiamo parlando di lavoro, di opportunità di lavoro. Angelica Panzieri oggi ha incontrato un imprenditore che ha pubblicato da giorni annunci in cui cerca del personale da inserire nella sua azienda, ma finora senza risultati. Sono in piena espansione, danno affisso i volantini cercasi dipendenti ovunque, ma ancora nessuno ha risposto. A lanciare l'appello attraverso le nostre telecamere l'azienda Nettuno Marine Equipment di Montelabate, con una lunga esperienza nel campo della tappezzeria nautica. Da mesi Raffaele Garofalo, amministratore delegato dell'impresa in cui lavora tutta la sua famiglia, sorella, papà e mamma, sta cercando figure da impiegare nel settore, in particolare in sartoria. Una delle poche realtà in cui il Covid non ha portato ad una diminuzione del lavoro, semmai al contrario all'espansione. L'appello di Garofalo è rivolto a tutti, giovani e meno giovani. L'importante, racconta l'imprenditore a Fano TV, è che abbiano voglia di imparare. Abbiamo tanto lavoro, ma veramente tanto lavoro, ma non riusciamo a trovare persone che ci riescano a dare una mano per quanto riguarda la produzione. Non riusciamo a trovare dipendenti. La nostra azienda è un'azienda, diciamo, di costituzione familiare che però ha anche 8 dipendenti al momento e stiamo cercando ancora personale in sartoria, ma non riusciamo in nessun modo a trovare queste persone. Adesso abbiamo addirittura stampato i volantini alla vecchia maniera e quindi con gli strappanumero stiamo attaccando in giro dove è consentito. La nostra azienda si occupa di facciamo produzione di tendalini e coperture per imbarcazioni. La produzione è ovviamente tutta qui a Montelabate. Facciamo il nostro fatturato è diviso 50% Italia e 50% per l'export. Principalmente al momento stiamo cercando persone in sartoria, ma abbiamo intenzione sicuramente di inserire, abbiamo un progetto, diciamo, di espansione importante per la quale possiamo inserire ancora personale negli uffici. Quali i requisiti richiesti e che tipo di contratto eventualmente proponete? I requisiti fondamentali sono tanta voglia di imparare, tanta voglia di imparare, tanta pazienza, tanta capacità manuale che oggi purtroppo spesso manca ai ragazzi. Noi siamo disposti ad insegnare ai ragazzi a lavorare, stiamo cercando di intraprendere un discorso di corsi di formazione per quanto riguarda il personale specializzato, corsi di formazione che saranno ovviamente a titolo gratuito. Come è cambiato secondo lei il lavoro negli ultimi anni, il mondo del lavoro e perché la maggior parte di questi ragazzi non accetta di lavorare? O non cerca forse? Non è tanto cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati i ragazzi, è cambiata l'istruzione purtroppo, con tutti ovviamente, non facciamo di tutto un erbo un fascio, però ci sono molti giovani che non riescono ad avere la capacità di lavorare manualmente, che è quella che adesso purtroppo è più richiesta, perché in un momento del genere abbiamo tanto lavoro, ma purtroppo non abbiamo chi riesce a produrre proprio. Grossi disagi questa mattina, intorno alle 11:15, si sono registrati nei pressi della rotatoria di via Papiria a Fano per una perdita di carico da parte di un autocarro che stava trasportando cloruro di calcio a scaglie. Ancora in corso di accertamento le cause della perdita, il cloruro si è poi disperso lungo tutta il tragitto, ovvero lungo la strada del campo d'aviazione, nella corsia in direzione mare, oltre che nella rotatoria.
portatore di via Papiria fino a via dei Platani. La sostanza dispersa ha reso scivoloso il manto stradale, causando la caduta di tre centauri, un ciclomotore, un motociclo e uno scooterone. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooterone, che è stato poi portato dal 118 al pronto soccorso di Fano per alcune lesioni riportate. Ora, per limitare il disagio ovviamente alla circolazione, è stata chiusa al traffico la corsia in direzione mare del campo d'aviazione, e lo è rimasta chiusa fino praticamente poco fa, fino alle 19, per permettere alla ditta specializzata di ripulire la strada. Aperta invece quella in direzione monte. Andiamo adesso a Pesaro invece, dove è andato a fuoco un capanno adibito a ricovero attrezzi e automezzi, sempre questa mattina, in località Santa Veneranda. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 autobotti e 9 uomini intorno alle 10:30 per spegnere le fiamme utilizzando acqua e schiuma antincendio. Coinvolti anche un'auto, un motocarro, alcune moto e attrezzi agricoli. L'area dell'incendio è stata poi messa in sicurezza e fortunatamente non si sono registrati feriti né persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale. E adesso l'aggiornamento del Covid. Anche oggi non sono stati notificati decessi nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Invece, tra le nuove diagnosi, i positivi registrati sono 42, 8 nella provincia di Pesaro e Urbino. Salgono lievemente anche i ricoveri negli ospedali. In tutto sono 11. In terapia intensiva c'è un paziente in più, mentre resta vuoto quello di semi-intensiva. Cambiamo argomento. Sono partiti il 3 di luglio scorso i saldi estivi nella città di Fano, con sconti che vanno, come più o meno tutti gli anni, dal 20 al 50%. Ma i commercianti si lamentano, soprattutto quelli a Fano, ma anche a Pesaro, un po' ovunque, insomma, non c'è più la corsa agli acquisti. Letizia Marchioni. Luglio, il mese della tintarella, ma anche quello dei saldi estivi. Nelle Marche, come in altre 15 regioni d'Italia, sono partiti sabato scorso e dureranno fino al 1° settembre. Dopo mesi segnati dalle restrizioni portate dalla pandemia e dalle continue variazioni di colore che hanno messo in difficoltà numerose aziende ed attività, gli sconti applicati, che vanno dal 20 al 50%, però non hanno aiutato i negozianti come sperato. Oggi abbiamo sentito il parere degli esercenti del centro storico di Fano. Noi abbiamo iniziato con una scontistica del 20% e diciamo che la vendita è un po' a rilento, credo che sia un po' come un diesel, ha bisogno di essere caricata per partire. E poi c'è stata l'occasione della notte dei saldi e non abbiamo avuto tutto questa grande affluenza, ecco. Forse credo che sia stata pubblicizzata poco. Vi avete approfittato per ritirare fuori magari della merce rimasta invenduta a causa Covid, non so, magari invernale? No, non credo che non sarebbe stato il caso di tirare fuori merce invernale, in quanto comunque non sarebbe stata venduta, perché siamo nella stagione primavera-estate. È un po' la cerimonia quella che è stata, diciamo, che ha fatto ripartire anche il discorso un pochino di più delle vendite, perché quest'anno ci sono più cerimonie, lo scorso anno sono mancate, quindi un po' tutto un insieme di cose che è ripartito discretamente. Poi vediamo se adesso ci sarà anche un prosieguo, insomma. Vengono ad acquistare perché hanno voglia di ricomperare, quindi non è più una questione saldi o non saldi. Forse la corsa ai saldi non esiste più. Come tutti gli anni van bene i primi giorni, adesso vediamo lo sviluppo del prosieguo di questi giorni, perché dipende molto da quanto turismo c'è a Fano, che non riusciamo noi a sapere quanta gente c'è. La scontistica. Partiamo da un 20-30 fino al 40%. Abbiamo applicato già sia dal 20%, ma qualcosa anche già al 50% su alcuni prodotti selezionati.
sono partiti chiaramente un po' a rilento. Tra l'altro abbiamo aderito e abbiamo anche organizzato la notte dei saldi come Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione, però è chiaro che c'era gente che passeggiava, però insomma nei negozi ancora è un po' più tranquillo, ecco, non c'è quell'assalto ai saldi che purtroppo c'era una volta. I fanesi in ogni caso non sembrano voler rinunciare allo shopping, tanti sono coloro che stanno approfittando dei primi giorni dei saldi. Siamo andati un po' in giro, abbiamo preso dei vestiti, siamo andati a prendere dei costumi, felpe, roba un po' più autunnale, approfittare. Dato che il cielo è un po' coperto, poi dopo andiamo giù a fare il bagno. Quindi avete approfittato dei saldi, che cosa avete comprato? No, adesso si è vestito lui, ieri un vestitino per me e siamo a posto. Siamo venuti comunque saldi top, bene, un sacco di cose ci sono. Da Dio, è bellissimo. Avete approfittato quindi? Sì, noi siamo di Pesaro e non ci sono proprio gli stessi negozi, quindi abbiamo approfittato, siamo venute su, visto proprio perché c'erano i saldi e ci sono un sacco di cose in più che a Pesaro non ci sono, quindi molto bene. Anche tu magari hai comprato qualcosa? Sì, esatto, siamo soddisfatte comunque, adesso proseguiamo comunque, non abbiamo finito. Allora, buono shopping. Grazie a voi. E tempo di saldi anche nelle Marche, sono partiti sabato scorso, oggi siamo andati a sentire i commercianti per capire come stanno andando. Qualche persona in più che si muove, che fa delle domande ci sono, ma non è il nostro momento migliore, sono sincera. Lavoriamo sempre di più durante l'anno. In quale scontistica siete partiti? Al momento al 20%, anche perché la nostra linea sempre economica non ce lo permette in realtà di fare di più. Stiamo lavorando abbastanza, quindi le aspettative sono quelle che ci immaginavamo. Qual è il capo che va per la maggiore, quello più venduto? Tanti vestitini, corti, lunghi, però cose fresche, veloci. Io spero che migliore, tanto iniziamo anche con l'apertura serale. Con quali sconti diciamo state facendo fino adesso? Allora, 20%, 30% e 50%. Ovviamente lo shopping a prezzi scontati avviene in tutta sicurezza. Gli ingressi nei negozi sono contingentati e i clienti devono sempre utilizzare la mascherina all'interno del locale e nei camerini. Occorre inoltre disinfettarsi le mani con gli igienizzanti presenti all'ingresso. Restiamo a Pesaro, dove questa notte un grande boato proveniente dalla stazione è stato avvertito dai cittadini intorno alle 3 di notte per un guasto al treno Intercity che viaggiava sul binario 3. In particolare è saltato il convertitore di scambio da corrente alternata a corrente continua della locomotiva. A causa del guasto è uscito del fumo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che poco dopo l'accaduto erano già sul posto. Torna in presenza la Pinacoteca San Domenico di Fano per la sua edizione 2021, il Gran Galà dell'Olio, l'evento dedicato alla premiazione dei migliori produttori nazionali ed internazionali dell'extravergine d'oliva. Fano sarà capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva per un giorno. Torna in presenza sabato 10 luglio il Gran Galà dell'Olio Fano Extra, l'oro d'Italia e del Mediterraneo 2021. La manifestazione organizzata da Olea, organizzazione Laboratori Esperti Assaggiatori, che si posiziona tra i più importanti eventi internazionali di settore dedicati all'olio e ai suoi interpreti principali, olivicoltori e frantoiani. I premi saranno consegnati ai produttori dei migliori extravergine vincitori dell'Oro d'Italia 2021, che arrivano da numerose regioni, tra cui Marche, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, e dai vincitori dell'Oro del Mediterraneo, provenienti da Croazia, Turchia e Spagna. La giornata sarà imperniata soprattutto sulla cerimonia di premiazione, perché altro purtroppo quest'anno non abbiamo potuto svolgere, e rimandiamo tutto alla prossima edizione, e quindi ci saranno le premiazioni oltre a quelle delle aziende premiate che ritireranno i loro premi, anche la consegna di due premi molto importanti per la nostra associazione, che sono il premio Antonio Ricci, la quarta edizione, già vicepresidente della nostra associazione, e il primo premio nazionale dedicato a Ettore Franca, che è stato il nostro presidente, noi lo diciamo il presidente per sempre della nostra associazione, che
ci ha lasciato causa Covid proprio in occasione in questi ultimi mesi. L'appuntamento con i produttori, che si svolgerà sabato 10 luglio alla Pinacoteca di San Domenico a partire dalle ore 16.30, ha l'obiettivo di stimolare la valorizzazione del mercato dell'extravergine sia per le sue qualità salutistiche che per quelle organolettiche. La giornata sarà anche occasione per donare le bottiglie dell'olio ambasciatore alle autorità e alle personalità della cultura presenti e per consegnare l'olio della solidarietà che Olea dona a nome di tutti i produttori dei concorsi alla mensa di Padre Pio di Fano. Abbiamo avuto un enorme numero di oli ai due concorsi, oltre 650 presentati da circa 350 produttori, e la qualità è stata veramente eccellente. Motivo per noi di gioia è anche il fatto che gli oli marchigiani presentati ai due concorsi, nazionale l'oro d'Italia e internazionale l'oro del Mediterraneo, anche in questi contesti hanno molto ben figurato, a conferma dell'altissima qualità raggiunta anche dai produttori della nostra regione. Riusciamo a rifare finalmente la cerimonia di premiazione in presenza, pur con le difficoltà indotte dal Covid e le limitazioni conseguenti, ma rispetto alla scorsa annata in cui i premi abbiamo dovuto spedirli perché c'è stata materialmente l'impossibilità di fare in presenza la cerimonia, quest'anno questo già ci sembra un sogno e lo prendiamo come buon auspicio per l'anno prossimo e gli anni a venire. Il 10 luglio per i fanesi è una data importante perché è il giorno del patrono, San Paterniano. Allora Filippo Pucci adesso ci spiega quali sono gli appuntamenti in programma. Sabato 10 luglio la diocesi e la città di Fano festeggia il patrono San Paterniano. Secondo la storia, il santo nacque a Fano nel 275 d.C. e fu il primo vescovo della cittadina fanese per oltre 40 anni e morendo poi il 13 novembre del 360. La città lo festeggia ogni 10 luglio e per questo è stato presentato il programma. Gli appuntamenti, partiti già da oggi, con una santa messa e il concerto di arpa e flauto alle ore 21.15, proseguiranno venerdì con due momenti, uno all'interno della basilica e l'altro all'esterno del chiostro. Venerdì 9 avremo alle ore 18.30 Sua Eccellenza Monsignor Tonucci, poi alla sera avremo una cosa un po' particolare, cioè un concerto di fisarmonica. Ovviamente non saranno valzer, polche e mazurche, ma sarà musica seria, tant'è vero che inizieremo con una fantasia di Bach per organo fatta con la fisarmonica e poi avremo anche un altro brano di Bach preso dal contrappunto dell'arte della fuga e anche questo per fisarmonica e poi proseguiremo con autori più moderni. Le celebrazioni del 10 di luglio, come da tradizione, saranno in programma dal mattino fino alla sera, con gli stessi accorgimenti dello scorso anno dovute alle norme legate al coronavirus, quindi uso della mascherina e igienizzazione delle mani. Le messe è alle ore 7, 8 e 30, alle 10, poi alle 11 e un quarto la messa celebrata dal nostro vescovo a presenza delle autorità civili e religiose e poi alla sera avremo alle 5, alle 17 il nostro padre provinciale Sergio Lorenzini e poi alle 18.30 di nuovo Monsignor Tonucci che concluderà questo triduo e questa festa e poi alla sera di nuovo il nostro vescovo alle ore 21.15 concluderà tutti i festeggiamenti. Io vi invito caldamente a venire, anche se come l'anno scorso possiamo far poco, però dobbiamo in qualche modo risvegliare questo santo perché vedo che non è che c'è tanta devozione durante l'anno, sì, il giorno della festa si vede tante persone, ma dovremmo inventare qualcosa per attirare la gente anche durante tutto l'anno. Quindi vi attendo a questo triduo e soprattutto sabato prossimo per la festa del patrono. La Santa Messa, presieduta dal Vescovo Armando Trasarti delle 11.15, sarà trasmessa in diretta sul canale 17 di Fano TV.
E per i meno devoti ricordiamo che è saltata pure la tombola di San Paterniano, quindi quella che si svolgeva in piazza 20 settembre. Adesso invece parliamo di sport, perché c'è un importante appuntamento sportivo che è iniziato a Fano, le finali nazionali Under 19 di pallavolo, 12 le squadre provenienti da tutta Italia che si sfideranno per contendersi il titolo appunto nazionale. Provengono da città come Roma, Modena, Milano e Genova i numerosi club di pallavolo attesi a partire da oggi fino all'11 luglio a Fano. Saranno 12 le squadre under 19 più forti d'Italia e gli atleti che con molte probabilità tra qualche anno vestiranno la maglia azzurra, che si sfideranno tra loro in tre giornate per le finali nazionali di pallavolo under 19 maschile. Vogliamo che lo sport riempia la stagione turistica e allarghi la stagione turistica. Abbiamo bisogno di destagionalizzare, quindi nei mesi di aprile, maggio, inizi giugno, ma anche nei mesi di settembre, ottobre, ecco, lo sport può essere un grande volano per il turismo. E allora insieme ad una serie di associazioni sportive, insieme ovviamente all'assessore Barbara Brunori, all'assessorato allo sport, insieme anche ai comitati provinciali e regionali, quindi in caso della pallavolo e quindi della Virtus Volley che porterà qui questo campionato nazionale, anche la FIPAV, il CONI, insomma una collaborazione aperta che porta qua campionati nazionali, campionati interregionali, insomma attività e squadre che insomma arrivano a riempire i nostri palazzetti e quindi a realizzare qua i campionati italiani e quindi ad eleggere quelli che saranno i campioni, anche i giocatori del futuro, ma che ci permette di portare a Fano anche tante famiglie, i giocatori e quindi gli appassionati di questo sport. Ecco, in questo caso insieme a Virtus Fano abbiamo fatto un bellissimo progetto insieme a loro che prevede una collaborazione aperta e prevede la possibilità di portare come ospiti le persone proprio nelle strutture di Fano. Un dialogo aperto tra Virtus e alberghi consorziati, in questo caso infatti si è aperta una collaborazione a tre proprio per andare a ricercare gli spazi all'interno delle nostre strutture ricettive, riempendo hotel, campeggi, case vacanza, bed and breakfast e quant'altro. Il progetto, che coinvolge anche le strutture di palazzetti messi a disposizione dai comuni di Cartoceto e Mondolfo, doveva essere realizzato nel mese di maggio, ma è stato spostato causa Covid. Arrivano a Fano 1200 presenze e quindi proprio gli hotel sono in overbooking e non riusciamo più a trovare spazio, ma questa è una cosa molto positiva anche se siamo nel mese di luglio. Ecco, però vogliamo che queste cose accadano nei mesi di maggio e un altro torneo ci sarà nel mese di dicembre. Quindi una bella collaborazione con la Virtus, un weekend di sport ma anche un weekend in cui la città sarà veramente piena di queste squadre, ragazzi che arrivano da tutta Italia. Ecco, la necessità di un dialogo aperto con tutte le altre associazioni sportive per far sì che la nostra città appunto nei mesi di maggio ma anche nel mese di settembre si riempa di sport. In questo anche l'assessorato al turismo è completamente a disposizione, perché questo dialogo fa bene a tutta la città. Ancora una breve di cronaca, un incidente che si è verificato questa mattina a Bellocchi di Fano, intorno alle 11:15 in via della prima strada, coinvolta una Ford condotta da una fanese di 48 anni che insomma, non ha dato la precedenza ad una Panda condotta da una fanese di 63 anni. A seguito dell'urto si sono scontrati e quindi solo danni ai veicoli. C'è stato l'intervento della polizia locale, ma insomma nessuno ha riportato lesioni. Ed ora lasciamo spazio invece alle vostre segnalazioni, perché un reporter di strada ci ha segnalato una strage purtroppo di galline e di anatre. Una volpe si è introdotta nell'orto e a Curano di Fano, ci ha scritto questo segnalatore, e ha portato via circa 8 animali, mentre gli altri, come potete vedere nelle foto, sono stati uccisi. Ricordo che queste segnalazioni le troverete tutte nel nostro gruppo Facebook, è un gruppo chiuso ma al quale potete chiedere l'adesione, che si chiama appunto Reporter di Strada ed è gestito dalla redazione di Occhio alla Notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi uno speciale condotto da Maria Elena Del Bianco intitolato Per ricordare il futuro, svolto nella villa del prelato nei pressi di Monte Giove a Fano. L'informazione invece torna in diretta domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.
We'll be right back.